Fiaba TV. C'era una volta, in un piccolo paese avvolto dalla magia della notte, un ragazzo di nome Leo, con capelli rosso fuoco ed occhi verdi come smeraldi. Leo, il giorno del suo 10° compleanno, scoprì nel suo armadio una scatola antica, decorata con simboli di lune e stelle. Quando la aprì, trovò Aria, una minuscola creatura magica, il custode dei sogni, che dormiva tranquillamente all'interno. Aria, svegliandosi, raccontò a Leo di un mondo dove i sogni dei bambini danzavano liberi ogni notte e del suo compito di proteggerli dagli incubi che cercavano di catturarli. Ma una forza oscura aveva intrappolato i sogni più belli, permettendo agli incubi di prendere il sopravvento. Aria chiese l'aiuto di Leo per salvare questi sogni e riportare l'equilibrio nel mondo notturno. Leo, con il cuore gonfio di coraggio e l'animo illuminato dalla compagnia di Aria, la piccola custode dei sogni, si avventurò in un viaggio straordinario che avrebbe trasformato il suo modo di vedere il mondo. La loro prima tappa fu una foresta incantata, dove gli alberi sussurravano segreti antichi e le luci fatate danzavano tra i rami come stelle cadenti. In questo luogo magico, Leo incontrò un gruppo di bambini il cui sonno era tormentato da incubi in forma di ombre oscure. Con l'aiuto di Aria, Leo imparò a intrecciare scudi di luce con le sue parole, dissipando le ombre e restituendo ai bambini la capacità di sognare mondi meravigliosi. Proseguendo il loro cammino, Leo ed Aria navigarono su mari stellati, dove l'acqua brillava sotto il chiaro di luna e le creature marine luminescenti indicavano la retta via. Qui scoprirono un'isola dove i sogni erano imprigionati sotto una cupola di nebbia scura. Leo, ricordandosi le lezioni apprese nella foresta, guidò i bambini dell'isola in un canto di speranza che infranse la cupola, liberando i sogni verso il cielo notturno. Ogni sogno liberato portava con sé una stella, illuminando l'isola con una nuova luce di gioia e di speranza. Attraverso queste avventure, Leo non solo aiutò i bambini a riconquistare i loro sogni, ma imparò anche il valore dell'amicizia e della determinazione. Vide come il coraggio di un singolo cuore poteva accendere la luce in altri, insegnando che anche nel momento più buio, un gesto di gentilezza può rivelare la strada verso la libertà e la felicità. Ogni passo del viaggio, ogni momento passato insieme, il legame tra Leo e Aria si rafforzava, forgiato dalle sfide superate e dalle vittorie condivise, dimostrando che insieme erano invincibili contro le ombre che cercavano di soffocare la luce dei loro sogni. Il loro viaggio li portò infine a confrontarsi con l'ombra, l'essere che Leo credeva fosse la fonte di tutti gli incubi. Ma scoprirne la storia cambiò tutto. L'ombra era un tempo un custode come Aria, trasformatosi a causa della solitudine e del dimenticato amore per il suo compito. Ascoltandola e comprendendo le sue parole, Leo capì che la chiave per risolvere il conflitto non era nel combattere, ma nell'accettare e guarire. Con gentilezza e comprensione, Leo ed Aria aiutarono l'ombra a ricordare il suo vero scopo, trasformandola da generatrice di incubi a protettrice dei sogni. Questo atto di perdono e di amicizia ristabilì l'equilibrio nel mondo dei sogni, trasformando gli incubi in avventure da cui imparare. La storia di Leo, Aria e l'ombra divenne una leggenda nel piccolo paese, ricordando a tutti che dietro ogni paura si nasconde una lezione e che l'empatia può illuminare anche l'ombra più scura. Leo continuò a proteggere i sogni al fianco di Aria, diventando un custode a sua volta e insegnando agli altri la magia dell'ascolto e del perdono, promettendo un futuro luminoso per il mondo dei sogni. E così ogni notte, mentre i bambini dormivano tranquilli, Leo ed Aria vegliavano sui loro sogni, assicurandosi che ogni avventura notturna fosse libera di danzare sotto il cielo stellato, portando con sé speranza, coraggio e meraviglia nei cuori di tutti. E vissero tutti felici e contenti nel magico mondo dei sogni. Se ti è piaciuta la fiaba, clicca sulla campanella, iscriviti al canale e metti un bel mi piace.